Dalla trasmissione report di ieri, alla quale già facevo accenno, avrete visto che una parte era relativa anche, e non era forzato il collegamento in una trasmissione dedicata ai temi della corruzione e della rappresentanza politico-parlamentare che su questi temi non agisce incisivamente. Una parte era dedicata al modo in cui viene fatta informazione. Avete visto, forse avete riso, di quella parte in cui ci sono politici che si mettono davanti a una telecamera e fanno dichiarazioni senza essere intervistati. Quella delle dichiarazioni raccolte, si usa dire così, ma è come la roba che si prende per terra, è una malapianta che va sradicata. Lo chiediamo da tempo anche come sindacato dei giornalisti, è una malapianta cresciuta nell'emittenza pubblica e privata. Una volta tanto la colpa non è dei politici, la colpa è di noi giornalisti e dei responsabili delle nostre aziende televisive. Ne approfitto per chiedere al nuovo vertice del servizio pubblico, che dice di voler essere discontinuo, un importante segnale di discontinuità. Imponga alle redazioni giornalistiche di non usare più dichiarazioni raccolte. Le parole dei politici, di qualsiasi orientamento siano, devono essere assunte solo nella regolare, dovuta interlocuzione con un giornalista, una giornalista, che facciano la domanda, ascoltino la risposta e, se necessario, magari facciano anche la seconda domanda. Grazie. Grazie a Roberto Natale.